Bentornati a The Dapp. Parleremo oggi di regenerating, di reusing, di recycle. L'installazione che abbiamo inaugurato questa sera nasce da un concorso organizzato da IACI in collaborazione a National Geographic nel 2019. Cosa lasceremo noi alle future generazioni? Lasceremo dei monumenti o lasceremo dei monumentali disastri? E questa installazione, che di fatto è una replica di Stonehenge, ma fatta di rifiuti plastici, ci porta a riflettere su questo argomento. We hope this is gonna make us think about the consequence of our actions in the long run, about the fact that what we are doing today might stay on Earth forever. I workshop che organizziamo con Unipol sul riuso e sul riciclo ha il nome di smonting. Quello che noi stiamo smantellando per obsolescenza, a partire dai telefonini, passando per i tritacarne, robot da cucina, i computer, contengono già una quantità molto alta di elementi che normalmente vengono estratti da miniere che sono presenti sul nostro pianeta. Se noi invece riusciamo a recuperare questi elementi da questi oggetti che vengono scartati, abbiamo una miniera urbana. Il padiglione di De Lucchi, realizzato per il mercato di Bruzzano, e qui se ne vede una copia gemella che rimarrà qui. Il materiale di quella installazione verrà riutilizzato per costruire un laboratorio mobile per garantire, per far svolgere i laboratori di smonting. Sostenibilità nel nostro ambito significa non solo l'utilizzo nelle costruzioni di materiali all'avanguardia o di soluzioni impiantistiche che abbiano meno consumi energetici. Oggi sostenibilità può voler dire anche restituzione alla città di immobili attraverso la ridefinizione del mix funzionale. La rigenerazione urbana, per sua stessa definizione, ha bisogno di un attore importante, che è l'amministrazione pubblica. Il nostro intento nell'allargare la piattaforma di intervento anche con i nostri vicini, e quindi di creare una scala maggiore, è proprio quella di coinvolgere l'amministrazione comunale per individuare anche se c'è la possibilità di calare un'opera pubblica importante che sia in grado di cambiare il senso e la qualità del nuovo costruito. Uno dei programmi di SOS è condiviso con Unipol su quest'area di rigenerazione urbana, e credo che sia interessante che se ne occupi una scuola con dei giovani professionisti e che quindi portano delle idee nuove sul rilancio di queste aree che sono poi di fatto un po' il futuro della città, non solo di Milano.